Amici di Hellas Live, vi chiederete chi è questo ragazzo qui davanti alla mia videocamera. Purtroppo il suo volto ai più è conosciuto perché ieri è comparso questo video vergognoso pubblicato sulla mia pagina di Hellas Live, dove lui si è reso protagonista, salvatore di questo video che ha lasciato basiti più, e ci sono state tantissime lamentele, tantissimi problemi a cui è andato in corso anche Salvatore, perché lo ricordiamolo, lui all'interno della sala stampa ha avuto la brillante idea di fare questo video che poi è andato in rete, dove lui diceva, indicando la scritta e la Svarona, questa è una società di M puntini puntini, Forza Napoli. Salvatore, tu ci hai voluto chiamare per un semplice motivo. Sì, per chiedere scusa perché è stata fatta una mia cavolata, ma era un'ingenuità, perché avendo amici tifosi dell'Hellas volevo solo mandarlo a un paio di amici, non so come ha fatto il giro del web. Chiedo scusa ai tifosi del Verona e alla città di Verona. Ecco, questo video appunto non l'hai caricato tu direttamente, l'ha caricato un minorenne che si è fatto prendere dalla foga e l'ha messo in rete, sì. Da lì tu, così facendo, però hai perso il posto di lavoro dove lavorare all'interno dello stadio, ti sei beccato denunce e querele, quindi insomma hai pestato una bella M. Ancora scusa a tutti, non ho parole. Quindi scusa in primis alla città di Verona. Sì, e ai tifosi soprattutto. E anche alla società dell'Hellas Verona, del presidente Maurizio Setti, e anche la società per cui fino all'altro ieri tu lavoravi. Giustamente anche per loro e soprattutto anche al presidente del Verona. Mi scusi.